dietro i palchi, quando si vanno a fare i concerti o ai Sanremi o nelle televisioni, ci si incontra con i musicisti e ci si dice sempre che bello, ah, mi piacerebbe, ho sentito quello che hai fatto, dobbiamo vederci, dobbiamo suonare insieme, ah, che bello sarebbe. E poi non succede mai, perché difficilmente si fanno suonate così libere. Perché questi incontri che io già faccio ogni tanto nel mio studio, li abbiamo fatti anche in sale prove, in teatri chiusi, perché non farne proprio uno spettacolo? E rendendo partecipe il pubblico di questo momento, che è il momento più puro forse della creatività. Open Machine è un happening di improvvisazione, quindi è proprio la voglia di incontrare altri musicisti con cui altrimenti non avresti la possibilità di suonare. E invece creare dei momenti di improvvisazione pura, cioè incontrarsi con un altro musicista e far scaturire quella che è la radice un po' di tutto, l'idea principale, il diamante grezzo, suonare per costruire qualcosa, un oggetto musicale. Quindi rendere il pubblico partecipe di questo momento che di solito è segreto, è nascosto. Open Machine proprio per questo, per aprire la macchina, per vedere gli ingranaggi, come funziona la creazione musicale, la creatività, l'interazione tra persone diverse. Ci sono mille errori, mille difetti, ma ci sono anche delle epifanie meravigliose. E per ampliare questa cosa mi piaceva anche poterla spiegare, cioè io sono un grande amante di Leonard Bernstein quando faceva le sue lezioni alle scolaresche per spiegare come funziona la musica, come David Byrne ha fatto nel suo disco. Ecco, vorrei ripetere questa cosa in concreto, cioè rendendo partecipe il pubblico di questa esperienza, di questo momento magico, cercando di spiegarlo anche durante la creazione stessa. E la cosa poi che succederà è che il pubblico sarà coinvolto anche in questa creazione musicale, di modo che si abbattano completamente le barriere. Noi saremo a suonare al centro e attorno a noi il pubblico è distribuito, come in un happening, un po' anni 70, e potrà partecipare sia con degli strumenti che si metteranno a disposizione del pubblico, sia con delle, trovate per cui io riuscirò a coinvolgerli all'interno di questa, jam session collettiva. Un'altra cosa interessante di Open Machine è che il posto in cui si verificherà questo happening, può essere qualunque posto. È successo nel mio studio, la sera, con poche persone, è successo all'Ippodromo di Milano, è successo alla Triennale, quindi in un museo, e vorremmo portarlo anche nelle università, nei teatri. Non avrà bisogno dell'impianto, audio gigantesco o delle luci, ci sarà solamente una sorta di salotto in cui uno è coinvolto per vedere degli amici che suonano e magari, perché no, partecipare. Ognuno di questi incontri sarà unico ed irripetibile. Primo perché sarà fatto con musicisti diversi, di estrazione diversa. È già accaduto con Busta, con Venerus, con Rodrigo d'Erasmo, con tanti amici, con Angelo Sicurella, un musicista elettronico. E poi anche perché se lo dovessi ripetere con qualcuno di quelli con cui l'ho già fatto, non sarà mai la stessa cosa. Sono eventi unici ed irripetibili. Si creerà la classica situazione per cui uno può dire: io c'ero alla Triennale quando c'è stato Open Machine con. Quindi Open Machine è un evento unico e irripetibile, un happening a cui partecipare per capire un po' come funziona la musica.